Credo che lo chiamino così, no? E adesso ne capisco la ragione, se mia madre dice il vero. Donna Sofia ti ha parlato di lui, vero? Sì, certamente. Gliel'ho chiesto con molta insistenza e mi ha detto delle cose abbastanza sgradevoli. Non è che la penso capace di calunniare qualcuno, ma... non so, forse penso che esageri un po'. Credo di no. Disgraziatamente. Come? Il nostro Juan del Diablo ha fatto onore al suo terribile soprannome, nome che oggi è tristemente celebre in tutti i sobborghi della città. Ma allora è vero. Ciò che dice mia madre è vero. Sì, Renato. Purtroppo è davvero così. A quanto pare sono arrivato troppo tardi. Non so se sai, Renato, che si era imbarcato come mozzo su una goletta gli stessi giorni che tu partisti per la Francia. Non si seppe più niente di lui per molto tempo. Dopo io me ne sono andato dalla Martinica e sono stato assente per molti anni. Quando sono tornato, correva già la fama. Allora l'ho cercato, sono andato a trovarlo e... E allora? Non c'è stato proprio niente da fare. Juan non ha voluto neppure ascoltarmi, ma hanno parlato gli altri per lui. E cosa vi hanno detto? Che ha fatto fortuna o qualcosa del genere, alla sua maniera. Rude e selvaggio come un pirata dei secoli passati. Ha una piccola nave alquanto sinistra, una specie di brigantino armato, non so quale concessione ha ricevuto dal governatore della Guadalupe, e con quella nave prende parte a non so quale turpe affare, non si sa quali imbrogli contrabbando lui ha tra le mani. Ma non è possibile. Non c'è rissa di taverna, non c'è lite, né estorsione, né frode, né scandalo in cui egli non sia più o meno implicato. Ma con una fortuna ed un'abilità così indiavolata che fino ad ora mai nessuno ha potuto metterlo di fronte a un tribunale. Juan. Juan è tutto questo. Il mio povero padre, prima di morire, mi ha chiesto di proteggerlo, di vegliare su di lui. In questo mondo ci sono molte cose cui non si può rimediare, e questa è una di quelle. Se vuoi seguire il mio consiglio, Renato, dimentica Juan del Diablo. Dimenticati di lui completamente. Padrone, che succede? Che ci fai qui? Vi sto aspettando. Non era qui che dovevi aspettarmi, ma alla nave. Hai detto che avresti imbarcato la gente presto. È dalle 6 che sono là. Ma era passata la mezzanotte e siccome... Io cosa? Non ti preoccupare che arrivo sempre in tempo. Vi stanno cercando alcuni uomini della Guadalupe. Dicono che voi dovete ascoltarli per forza. Beh, se li vedi di nuovo, puoi pure dire loro che se ne vadano pure al diavolo. Ma padrone... Li ascolterò quando farò ritorno. Adesso non ho tempo. Scusatemi, padrone. State per entrare lì. Naturalmente. Non andate, lì c'è il leopardo. Lo so. Ed è per questo che ci vado. Ed è per questo che vi supplico di non entrarvi. L'ultima volta che ci avete giocato avete avuto una discussione molto seria. Perché è un baro. E nessuno si può far beffe di me. Ma padrone... Mi è scappato una volta. Ma non potrà scappare una seconda. Dovremmo già essere a bordo tutti e due, padrone. Lasciami in pace. E non ti intromettere quando non ti chiamo. Renato. Monica. Tu qui a quest'ora, perché sei tornato? Dov'è Aimé? Cosa dici? Dov'è Aimé? Sono rimasto a gironzolare intorno alla casa e mi è sembrato di vedere una donna avvolta in un mantello nero dirigersi alla spiaggia. Come? Volevo seguirla, ma mi sono trattenuto. Ho pensato che fossi tu, naturalmente. Io? Che io?
ma non ho potuto allontanarmi troppo. C'era qualcosa in quella donna che mi ha insospettito. Insospettito? Perché? Non so. Devo vedere immediatamente Aimée. Devo assolutamente parlare con lei. Aimée? Naturalmente Aimée a quest'ora sta dormendo. Per favore, Monica, per favore. Non mentire. Io non mento mai. Adesso stai mentendo. La donna che ho visto non eri tu. Tu sei qui e non puoi essere in due luoghi diversi allo stesso tempo. No, che sciocchezza. Non era Aimée, non poteva essere Aimée. Allora dimmi chi era. Prima ti sei stupita quando ho pensato che fossi tu. Ho dovuto manifestare stupore, ma... Ma che cosa? Ma che cosa? Rispondi! Ero io. Ero io, Renato. Non ci credo. Che cosa potevi andare a fare tu alla spiaggia? Tu sei incapace di correre come una qualsiasi per incontrarti con un uomo. Ne sei incapace. Chi è incapace di fare quello che dici è Aimée. La stai calunniando. Ero io. Io che sono libera di fare ciò che voglio. Lasciami in pace. Su di me non hai alcun diritto. Stai offendendo la tua fidanzata, mia sorella. Non te lo permetterò. Non la sto offendendo. Sto solo cercando di smascherarla. Aimée non è in questa casa. Era lei. Era lei. E se prima non ho seguito i suoi passi, li seguirò ora. E se mi tradisce ed è capace di mentirmi e farsi beffa del mio amore, la ucciderò con le mie mani. Pagherà questa infamia con la sua vita. Renato! Renato! Ero io, Renato! Sono io da disprezzare. Lei no. Lei no! Monica. Monica, figlia mia, che cosa ti succede? Ma sei andata a letto vestita, come mai? Niente, credo niente. È stato un sogno. È stato un sogno orribile. Oh, povera figlia mia. Dov'è mia sorella? Dov'è Aimée? Ma dove dovrebbe essere se non nella sua stanza a dormire? È tardi, figlia mia. Molto tardi. Oh, sì, certo. Hai ragione. Sono turbata. Mi sono sdraiata un attimo e mi sono addormentata. Ho fatto un sogno terribile. Ma è già passato. È già passato tutto. Torna pure a dormire, mamma. A domani. Sì. Riposa bene, figliuola. Buonanotte. A domani. Mi stai venendo ancora dietro? Mi perdoni, signore, ma... Ti ho detto di andare a dormire, Esteban. Non hai capito? Mi avevate anche detto che forse questa notte stessa saremmo tornati a Campo Real. Non andrò da nessuna parte. Vai. Vai pure a letto ora. Gioco tutta la posta per la donna di quadri. E tutta la mia per il re di picche. Dai le carte. Ti ho detto di dare le carte. Voglio giocare tutto quello che ho per vedere la donna. Fermo un momentino. La mia posta non è uguale alla tua. Devi metterci la differenza. Ti resta ben poco quando è il diavolo. Togli quello che c'è di troppo. Non ne ho più. È la prima volta che ti sento dire una cosa del genere. Non ti resta più niente per poter giocare? Eh? Offro un voto a Satana. Scommetto il Luzbel contro la tua barca.
Accetti sì o no? La mia posta in gioco è più alta della tua. È per questo che io alzo la posta. Il mio Luzbel vale molto di più della tua barca sventrata. Come sventrata? Ora basta. Adesso scopri le carte. Oppure hai paura dopo avermi sfidato, eh? No, no. Le navi non si possono giocare così, non è vero? Bisogna portare i documenti, i notai e tutto il resto. All'inferno i documenti. Ci sono i testimoni. La mia goletta Luzbel contro la tua sporca barca. Accetto la scommessa. Due di fiori. Sei di cuori. Quattro di quadri. Cinque di picche. Una donna. Una donna di fiori. Ed è tua. Re di picche, ho vinto! Hai barato! Hai barato. Dillo che hai barato, eh? Oh, sì. Sì, sì, ho barato. Metti via quel pugnale o ti sparo. Avanti, spara! Perché aspetti tanto? Non sono venuto a catturarti, ma come amico. Non lo capisci? Non sono un tuo nemico, non sono un poliziotto. Non ti avvicinare, perché ti uccido! Arriva la polizia! Juan! Juan! Ascoltami, Juan. Cosa diavolo vuoi? Perché mi vieni dietro? Ti devo parlare. Non sono un poliziotto. Cercherai di ascoltarmi ora? Sei un amico di quella canaglia. No, Juan, non conosco nessun altro che te in quel posto orrendo. Ora metti via quell'arma, io ho già messo via la mia. Vuoi dirmi che cosa vuoi veramente? Ciò che desidero è parlarti, Juan. E mi sei corso dietro solo per questo? Solo per vederti e parlarti. Sono venuto da amico. Io non ho amici. Oh, sì che ne hai, Juan. Chi diavolo sei? Io non ti ho mai visto. Hai una cattiva memoria. Non sono cambiato tanto. Non lo so chi tu sia, né cosa vuoi. Calmati. Calmati e guardami bene. Ora cominci a ricordare. Chi viene con te? Nessuno. Non ti insegue nessuno. E non era vero che la polizia stava arrivando. Non arriva mai a tempo. Avevano detto che stava arrivando la polizia. Sì, ma non era vero. E allora? Aspetta. Non tornare là. Ma quel cane deve pagarmela. Ti sei già vendicato, Juan. L'hai lasciato senza l'uso di una mano per non so quanto tempo. Ti importa molto? Non mi importa niente.
Ma la vendetta non serve a nessuno. Vedo bene che non sei un poliziotto, ma un frate. Vuoi rifilarmi una predica? Voglio solo obbligarti a riflettere un po'. Non mi interessano i predicatori. Non ti interessa neanche ricordarti chi sono? Non mi rispondi? Sono Renato Kwan. Come? Renato D'Otremont. Neanche il mio nome ti dice niente. Allora ti rinfrescherò la memoria. Un pomeriggio, nella valle di Campo Real, un ragazzino ti regalò i suoi risparmi e tu lo lasciasti sognando di fare il suo primo viaggio per mare. Ti ricordi adesso? Certo. Certo che ti ricordi. Certo che sai chi è Renato. Non ho tempo per queste bambinate, io. Mi dispiace, Renato. Ma salpo all'alba. Aspetta. Un giorno in cui avrò più fortuna al gioco, ti ridarò il tuo pugno di monete. Allora, non è in casa il signor Noel? No, signore. Mi dispiace, ma è uscito presto, molto presto. Credo sia andato al tribunale o alla stazione di polizia. Ma se volete aspettarlo... Sì, sì, credo di sì. Credo che lo aspetterò. Ah, signore, non dovete aspettarlo. Eccolo che sta arrivando. Oh, meno male. Oh, diamine.